Benvenuti su Horror Week Radio, la radio del cinema horror e del mistero. E ora iniziamo a parlare di un classico del cinema horror, venerdì 13. Jason Voorhees è il famoso assassino maledetto che tutto il mondo ormai conosce. Grazie alla sua maschera da hockey è diventato un simbolo del film horror slasher. Il primo film di Venerdì 13 è uscito nel 1980, dove un gruppo di ragazzi viene ad uno massacrato brutalmente. Anche se la saga non ha mai brillato di una critica bellissima, è comunque un cult indimenticabile. E ora passiamo a The Rot. Un uomo e il suo piccolo figlio si ritroveranno in un mondo ormai morente, dove la vegetazione e la vita animale sono scomparsi. Incendi e terremoti hanno ucciso il pianeta e per sopravvivere le persone sono costrette a diventare cannibali. The Road riesce a creare quell'atmosfera angosciante che ci terrà incollati per tutta la durata del film. In molti casi assisteremo a momenti di tensione causati da temibili esseri umani che vogliono mangiarsi il figlio. Se state cercando qualcosa di angosciante e teso, The Road fa proprio al caso vostro. E ora, per finire, parliamo del film 28 giorni dopo. Il regista Danny Boyle ha rilasciato nel 2003 il suo unico progetto horror della sua carriera cinematografica. 28 giorni dopo ridisegna il genere zombie trasformandoli in rabbiosi e capaci di correre e arrampicarsi velocemente. Un gruppo di ragazzi si riunisce e tenta il tutto per tutto di scappare da Londra, ormai invasa dal terribile virus. Ma le strade sono pericolose e in ogni angolo potrebbe esserci un infetto. Il film è condito da un'atmosfera maledettamente sporca e angosciante. Il film si aggiudica come uno dei migliori horror degli anni 2000, insieme al suo successore, 28 settimane dopo. Rieccoci ritrovati alla classifica oscura. In questa puntata scopriremo la sciagura che si aggiudicherà la prima posizione. Cominciamo con la quinta posizione. Al quinto posto abbiamo Investiti da auto possedute. Sono 64 vittime. Al quarto posto abbiamo Le persone sciolte dalla lava bollente di un vulcano. Dovreste stare più attenti la prossima volta, con 256 vittime. Al terzo posto troviamo Le persone sbranate dagli zombie. Sono 457 vittime. Peccato, speravo in una prima posizione. Al secondo posto abbiamo Gli affettati a causa dei lami taglienti, con 649 vittime. Un meritatissimo primo posto alle vittime uccise da macchinari indemoniati, con la bellezza di 1110 vittime. Bravi ragazzi, sono orgoglioso di voi. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine. Per scoprire delle nuove sciagure vi aspetto alla prossima puntata. Un saluto dallo zio Flax, ciao! A differenza di molte altre leggende in cui origini si sono perse nel tempo tra mito e realtà, non sappiamo esattamente dove e quando la storia di Atlantide è comparsa per la prima volta. La leggenda ha avuto origini nei dialoghi di Platone, nel Timeo e nel Critia, scritto nel 330 a.C. Secondo Platone, Atlantide si trovava oltre le colonne di Ercole, il limite estremo del mondo allora conosciuto. La leggenda narra che dopo aver fallito l'invasione di Atene, Atlantide sarebbe sprofondata in un singolo giorno per opera di Poseidone, il dio degli abissi. L'idea che questa antica e maestosa isola fosse un luogo realmente esistito è tornata in voga nel 1881 da uno scrittore, Ignatius Donnelly, il quale sosteneva addirittura che molte delle conquiste umane
come la metallurgia, l'agricoltura, la religione ed il linguaggio, avessero avuto origine proprio ad Atlantide. Dove si trova la città di Atlantide? Negli anni sono state formulate diverse ipotesi riguardo alla reale collocazione della città leggendaria di Atlantide, dalle Bahamas all'Andalusia. Ecco le opzioni. Cadice in Andalusia, oggi la Merlin Burroughs, una società inglese che si occupa di fare scansioni satellitari della terra e del mare, anche su incarico di agenzie governative. Si è recata al largo dell'Andalusia con un team di archeologi marini, storici e ricercatori, un team di professionisti che dal 2016 è lì per cercare di capire, grazie all'uso delle moderne tecnologie, quanto di vero ci sia nel racconto platonico, fondamentale l'uso delle nuove tecnologie e le riprese satellitari. A credere nelle scoperte fatte da Merlin Burroughs e la Ingenious Films, che ha deciso di dare vita a un documentario per raccontare a tutto il mondo i grandiosi rinvenimenti fatti al largo dell'Andalusia, che sia la svolta risolutiva. La più grande famiglia di troll vive tra le montagne e le zone boscose della Norvegia. In queste zone la luce è molto intensa nel periodo che va da maggio a luglio. Durante quest'arco di tempo sarà del tutto impossibile incontrare una di queste creature. Questo perché i troll temono la luce, che mette in pericolo la loro vita. Infatti, una volta entrati in contatto con un raggio di sole, questi si trasformano immediatamente in roccia. Antiche leggende norvegesi raccontano infatti che alcune grandi montagne che ricordano la forma tipica di queste creature non sono altro che alcuni di loro, che non sono riuscite a rientrare in casa prima del sorgere del sole. Solitamente si occupano delle zone poco frequentate dagli uomini, si tratta dei luoghi più nascosti e inaccessibili nei boschi e delle zone più pericolose delle montagne. Questi esseri possono essere dalle più svariate misure, si va così dagli inquietanti nani rottili a dei mostruosi giganti, ma una particolare caratteristica li accomuna: il loro non proprio bell'aspetto. Un troll non è certamente uno spettacolo a vedersi. Generalmente si presenta come un essere da un naso molto grosso e lungo, dal quale perde spesso una stomachevole sostanza che non stiamo a descrivervi. Cinque dita sia alle mani che ai piedi. Da antiche leggende e racconti norvegesi sappiamo che queste creature possiedono quattro dita per ogni arto. Hanno una pelle non proprio di seta, infatti ricoperta totalmente da piccole squame. La testa di un troll è posta su un collo alquanto tozzo, ma esistono anche troll con più di una testa. Questo non vuol dire però che siano più intelligenti degli altri. Solitamente arrivano a vivere per alcune centinaia di anni. Le loro abitazioni si trovano nel cuore delle montagne e colline. Ma non fatevi ingannare. Non si tratta di caverne umide e oscure, ma di vere e proprie regge. Stonehenge, storia del solstizio d'estate e antichi rituali. È orientato verso l'alba del solstizio d'estate e conduce ai due fossati costruiti in età neolitica, paralleli molto ampi e di due lunghi terrapieni. Mentre il centro sacro a forma di U, con l'asse orientata al sorgere del sole del solstizio d'estate, ottenuto con la disposizione di cinque triliti o pietre sarsen, poste gradualmente in altezza in modo che la coppia più grande di pietre verticali forma l'apice della forma U, e le altre coppie opposte l'una di fronte all'altra di uguale lunghezza. Infine le più corte costituiscono l'estremità della U. All'interno sta l'altare composto da una pietra di 3 metri, perpendicolare all'asse del sole. La collocazione nel santuario centrale delle altre pietre bluestone risale al XIX secolo a.C.,
mentre altre 60 formavano un cerchio tra il santuario e l'anello estremo di pietre sarsen, sormontati da architravi. L'anello estremo era formato da 30 pietre verticali con architravi in un circolo perfetto dalle altezze costanti. Oltre il terrapieno circolare del fossato rimane il solo monolite, Hellstone, alto 4 metri e mezzo. L'ipotesi più diffusa è che fu luogo consacrato al culto neolitico della grande dea, divinità femminile donatrice di fertilità e protezione. Con l'alba del solstizio di estate, la pietra centrale eclissava il sole elevatosi all'orizzonte e la sua ombra penetrava all'interno del circolo di Stonehenge, rappresentazione del coito divino e la fecondazione. La pietra principale era un fallo e i circoli di pietra la vulva della dea per la fecondazione nel giorno del solstizio di estate.